Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un manga piuttosto particolare e che è pubblicato in Italia da Goen, ovvero Pride and Experiment. Eccolo qua, volume brossolatino con sovracoperta, di formato più grande dello standard, è praticamente una Kanzenban come dimensioni fisiche, non come numero di pagine, ovviamente sono quelle di un Tankobon standard, ed è un manga disegnato da Chico Minase e scritto da Kantetsu. Ora, prima di immergerci nella trama, parliamo rapidamente degli autori. Chico Minase non credo sia particolarmente conosciuto in Italia, non ho idea di cos'altro abbia realizzato perché non ho trovato informazioni precise, ma per quanto riguarda invece Kantetsu, ho già letto un suo fumetto, ovvero La ragazza bruciata, pubblicato da K-pop, mi pare. Fumetto piuttosto inquietante e maledetto, tra virgolette. Cosa che peraltro anche in questo caso non si discosta particolarmente e direi che è piuttosto evidente anche soltanto dalla copertina, il tema piuttosto truculento della storia. Ora, in Giappone il manga è stato pubblicato da Futabasha su Decide, che credo sia un sito di quelli che fanno fondamentalmente da rivista digitale, e poi raccolto in volumetto, anche se mi viene proposto anche Manga Box di Dena, che però forse non è nemmeno una roba giapponese. Non ho trovato tantissime informazioni a livello di storia di pubblicazione. Quello che so comunque è che in totale sono 10 volumetti, la serie è conclusa e quindi sapete già eventualmente quanto andrete a spendere, quanto tempo ci impiegheranno più o meno. Ora Goen penso lo farà uscire mensilmente a scanso di problemi, non che con Goen non siano possibili, ma in ogni caso cosa aspettarci lo sappiamo. Ora, di cosa parla Prison Experiment? Come dicevo, è una storia piuttosto trucida e truculenta. Il protagonista è Aito Eyama, uno studente terribilmente bullizzato a scuola. E non parliamo di un bullismo tipico del tipo ti rubo il cappello e lo faccio saltare fra gli amichetti e poi ti prendo in giro, ma più del ti prendo la testa e te la infilo nel cesso e, già che ci sono, ti picchio un po' a sangue. Così. Il nostro fondamentalmente non riesce più ad avere una vita normale. Quando dorme sogna i suoi torturatori, quando è sveglio ha paura di quello che potrebbero fargli e fondamentalmente la sua vera nemica è Aya Kirishima, che è un po' la leader della sua scuola e che fondamentalmente fa di lui tutto quello che vuole, cavandosela impunemente. Ora, la ragazza è una bulla al 100%, lui non è la sua sola vittima, ma anzi ce ne sono molte altre. E in ogni caso il nostro protagonista è sull'orlo di farla finita. Tutto però cambia quando riceve una lettera misteriosa che lo invita a partecipare a un gioco, il gioco della prigionia, dell'organizzatore Kujima. In pratica quello che gli viene proposto è di scegliere una persona che sarà sua prigioniera per un intero mese e a quel punto lui può fare qualsiasi cosa tranne che ucciderlo. Dopo una certa titubanza il nostro accetta la proposta e ovviamente la sua vittima sarà Aya Kirishima, vittima e carnefice che finiscono per invertirsi, anche se va detto che la nostra Kirishima non si fa mettere i piedi in testa nemmeno dopo essere stata catturata, ma vabbè. Ora, tutto è molto complicato, nel senso che il gioco è organizzato da una strana associazione misteriosa, Aito viene portato ogni giorno nel luogo in cui è rinchiusa Aya, ci sono altri 9 partecipanti al gioco, con altrettanti 9 prigionieri, ne vediamo un paio in questo primo volume, ma ci sono tanti lati oscuri della vicenda, ci sono regole nascoste che vengono piano piano scoperte, e fondamentalmente per vincere il gioco bisogna lasciare in vita il prigioniero e il prigioniero non deve riconoscere il suo carnefice, infatti, come vediamo anche in copertina, gli verrà fornita una maschera. Anche se poi tutto si fa decisamente più bizzarro già in questo primo volume, quando il povero Aito perderà totalmente le staffe e fondamentalmente la ragione. Ma ora, come andrà avanti la vicenda ancora non lo so, ci sono tanti numeri da leggere e qui iniziano un po' personalmente i miei problemi. Allora, questo primo volume devo dire che l'ho gradito, è una storia tanto tanto malata e devo dire che io non è che sia un grandissimo appassionato di questo genere di storie, non mi dispiacciono ma ne posso anche fare a meno. Ora, il problema è tutto qua: fosse stata una serie di 3 numeri, 4 numeri probabilmente l'avrei comprata a scatola chiusa, perché comunque è particolare, sono effettivamente curioso di vedere cosa si inventerà l'autore e fin dove si spingerà. Il problema è che 10 numeri sono tanti. Ora, ogni numero costa 7,50€, 10 numeri sono 75 euro. Voglio davvero investire 75 euro in un fumetto di questo genere? Non lo so, sinceramente mi sto facendo delle domande. Il concetto qual è? Molto semplicemente, non è male. Si legge con piacere, è scritto in modo gradevole, i disegni sono abbastanza nello standard del manga di questo tipo.
nel senso, character design carino, nulla di eccezionale a livello di messa in scena, di struttura della pagina o di impostazione, sfondi piuttosto scarni, insomma non è decisamente la storia che comprate per i disegni incredibili e sopra la media. Fra l'altro, secondo me si poteva anche dedicargli un formato più normale, non sento questa necessità di averlo in formato gigante, ok? E resta il fatto che è un tipo di storia che secondo me in 10 volumi potrebbe tendere anche un po' a diluirsi e andare a perdersi. In ogni caso, sinceramente non ho ancora deciso se comprerò o meno il secondo volume, vedrò un po' quando esce, se ci sarà altro da acquistare, se sarà una settimana magari un pochino più povera di uscite, vediamo un po'. Devo dire però che se siete fan appunto dei manga estremamente malati, delle vicende gore e psicologicamente toste, nel complesso il primo volume funziona. Ora ci sono tante domande e ci si chiede sin da subito ma dove si potrà andare a parlare, perché già alla fine di questo volume ci sono alcune ribaltamenti di ruoli che dici ma oh, spero che si capirà di più effettivamente chi ha organizzato questo gioco e perché. Immagino che diventerà sempre più importante anche la presenza degli altri giocatori, anche perché da quello che si intuisce è probabile che potrà uscire soltanto un vincitore di tutti quelli che partecipano al gioco, non soltanto nelle varie coppie, ma anche fra tutti i vari carcerieri. Quindi è molto molto bizzarro e mi incuriosisce. Resta il fatto che, appunto, la spesa è un po' alta e non so se ne possa valere la pena sul lungo periodo. Ora, come ho detto, se siete fan del genere, dategli una possibilità, potrebbe intrattenervi e potrebbe essere interessante per voi. Con questo direi che grosso modo vi ho detto tutto quello che potevo dirvi su Prison Experiment, decisamente per stomaci forti, ma con questo è proprio tutto. E quindi, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche, un altro canale con le offerte e poi ho una pagina su Instagram e un canale Twitch. Faccio live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.